Domenica 28 ottobre 1979, Stadio Olimpico. Si gioca il derby Roma-Lazio. Uno spettatore della curva nord viene colpito a morte da un razzo sparato dalla parte opposta dello stadio. Alcune delle immagini che vedrete sono state girate quel giorno. Antenna ve le propone insieme alle testimonianze di un gruppo di tifosi organizzati. È il ritratto documento di uno sconosciuto microcosmo. In questo caso, tifosi della Roma, ma potrebbero essere tifosi di una qualsiasi altra squadra di calcio. Laziali, vi spareremo, ultra Roma. E questo è un profeta. Cosa vuol dire un profeta? Da uno che prede il futuro. Vi spareremo, sei un po' esagerato. L'aveva previsto. Quindi. Morta ai laziali fascisti. Ecco, qui c'è proprio un discorso politico. Sì, politico. Sì, chiaro. Sì. Cose che preciso. Non condivido, 100%. Cioè. Laziali, cani nebrosi. Probabilmente immagino scritto romanisti. Sì, infatti. Sì. Di conseguenza non si può lasciare sul muro appunto. Una cosa del genere, no? Ecco, il derby vicino Tremate e Bastardi Laziali. C'è una bara. Sì. Che valore ha voi fare un disegno di questo genere? Noi quando facciamo questi disegni, noi facciamo, giusto. Noi facciamo per far morire tutti i laziali, così che la nostra squadra vinca e facciamo il funerale a loro, così a sportiva. I laziali vi aspettano sempre per uccidervi. E qui proprio la risposta è una... No, diciamo... però, cioè, scritta al 28-11-76. Sì. La scritta era laziali vi aspettano. Sì. Il romanista morirà? Sì. Non credo che incontrare. Non credi che morirà? Perché? No. Perché no? È immortale. Ecco, qui si pensano i bagni dello stadio, sono pieni. Sono io quello, Antonio Bomba. Ah, sei tu quello? Sì. Parlano di te? Parlano di me, sì. Perché? Perché diciamo che sono abbastanza conosciuto nel tifo della Roma, insomma. Cioè? Nell'ambiente del tifo romano, insomma, laziale romanista. Vede, c'è pure il mio cognome, Antonio B, puntato, bastardo. Ecco. Che cosa significa che ce l'hanno con te? Ce l'hanno con me perché sono uno dei, diciamo, degli ex trascinatori della curva, quindi mi conoscono abbastanza bene. E... Ma rischi? Cioè, no. Cioè, sono tutte, se dobbiamo dar retta a tutte queste scritte, insomma, oh, dovremmo essere tutti morti da un bel pezzo. Thank you.
pensa dei comando ultra? Cioè dopo le ultime cose che sono successe, cioè purtroppo non c'è da pensare molto bene, cioè, penso molto bene per quanto riguarda il tifo, questo amore che hanno per la Roma è quasi una cosa incredibile, cioè, è gente meravigliosa che diciamo, ha preso la Roma come un loro ideale. Ecco, secondo me non lo sono più nel momento in cui ad un determinato momento per essere ultras vanno, diciamo, come lo dice la parola, oltre la Sud. Questo fatto del comando ultra Cuba Sud, che giudizio dà su di loro? Vi aiutano nel tifo? Loro dicono che senza di loro perdereste più partite, è vero? Questo è da verificare, però probabilmente potrebbe essere anche vero, perché sono un gruppo che in continuazione ci fa sentire il loro calore e il loro entusiasmo, e nei momenti di stanca che nelle partite ci sono quelli che ci incitano con il rullio dei tamburi e con i loro cori ad insistere nell'azione. E adesso che non ci sono più tamburi vi sentite più poveri, più occhi? Ma i tamburi non fanno male a nessuno, hanno un significato invece che non vedo perché non dovrebbero esserci in un futuro già immediato. Mi spiegate un po' cos'è il CUX? Sono pezzi di merda il CUX. Cos'è il CUX? Sono pezzi di merda, il comando ultra curva sud, però sono pezzi di merda. Cos'è? Il comando ultra curva sud. Sono tutti venduti a Roma. Sono tutti venduti. A Roma gli passa i striscioni e bandieri di tamburi. Noi c'emo niente, noi siamo i fedain, c'emo niente. Cioè i fedain cosa vuol dire? Pezzi di fedain, siamo fedain. Ognuno lo interpreta come gli va. Con la politica, Sergio. Con la politica. Il comando fa la politica. Fanno la politica quelli? Sì. Mi spieghi che politica fanno? Ma fanno una politica tutta loro! È uno schifo! È un bravo! Ma la parola va tutti la piazza! Forza Roma! Fedai! Il comando tra è un... Siamo un gruppo di persone, no? Siamo oltre... Siamo parecchi! Noi vogliamo manifestare, vogliamo far vedere che il vero tifo, che noi siamo il vero tifo che esiste in Italia, e vogliamo dimostrarlo con tutti i mezzi possibili. E poi però quando vediamo certe scene come quelle là che hanno scritto Rocca Bavoso, non lo dono fa, perché vede, sì, ci hanno stimolato a noi. Ho visto anche scritte, cioè la vostra sigla è CUX? Sì, comando ultra curva sud. L'avete scritto in tutta Roma? Ma lo scrivete anche voi sui muri o no? Sì. Tutta Europa? Cioè, tutti lo scrivono. È in tutta Europa? Cioè comunque però il comando ultra curva sud sarebbe l'unione del centro coordinamento che c'ha uniti tutti i vecchi striscioni che erano gli ultras, i fedain, i boys, le cure giallorosse, i guerriglieri, adesso siamo tutti uniti. Perché fedain? Ma sai, sono dei nomi, come si può dire a volte, della gente, sono dei nomi di battaglia, di combattimento. Nomi di tipo politico? No, niente, lo stadio, la cosa più importante che è stata eliminata qui all'Olimpico, che non c'è razza, non c'è distinzione. A volte sono successi questi macelli, ma abbiamo cercato di evitarli. Infatti ci siamo uniti proprio per questo, perché magari c'era l'ultra che era prima, che c'aveva il teschio con la cosa, con il basco. Di violenza, beviamo il vostro sangue. Vabbè, anche come è successo a Torino, altre cose, sono sempre delle scritte dei gruppi che magari sono un po' fanatici o gruppi che cercano ancora di portare la violenza nello stadio come è successo oggi. Ma noi questa violenza la rifiutiamo, perché non siamo gente che veniamo al derby per fare violenza, solamente per incoraggiare la Roma. La politica non c'entra. La politica no, ognuno ha la sua idea qua, anzi c'è gente anche molto estremista, sia di destra che di sinistra.
però è cercato, c'è anche politica, sì, loro fanno politica. In che modo? Fanno politica in tutti i sensi, noi accettiamo il tifo ma solo come un tifo, invece loro fanno anche la politica. Cioè cosa significa? Politica, lo fanno anche gli striscioni, come si dice, abbiamo offensivi, sempre l'olocausto bianco, ma dove? Noi non abbiamo mai fatto queste cose, loro invece le fanno. Siete che loro vogliono la linea, non vogliamo niente. Volevo dire una cosa, è che adesso l'olocausto giallo-rosso non c'entra niente, perché olocausto mi pare che è un, purtroppo una frase troppo grossa, che abbiamo visto nella storia cosa è voluto dire questo olocausto, la strage di gente che non c'entrava niente per dei pochi fanatici, purtroppo. Guardate una cosa, noi abbiamo in mezzo a gente che viene da Perugia, la Vicenza, ci sostiene a noi, perché noi, quando noi da Pescara, perché noi quando siamo andati lì a Pescara, a Vicenza, l'ha visto, non siamo un tipo cattivo, che ce la prendiamo con i bambini come fanno loro. Per voi cos'è il comando 3? Okay. L'ideale. Eh? L'ideale. L'ideale. Una fede. Una fede. Tutto. Ah, sì. C'è una cosa soprattutto. Per noi il comando 3 viene sopra ogni altra cosa. Soprattutto, sopra ogni altra cosa. Beh, non è che ci impegna solamente la domenica, è che ci impegna anche tutta la settimana per l'organizzazione, per tutto quanto. Ma la curva sud ha un significato, cioè è la curva dei romani, dei romanisti? Sì, la curva sud è la nostra fede. Curva. Quindi, da sempre, come mai? Sì, sì. Così è un fatto... È un fatto che è nato prima di me, non ho capito. Non so spiegarlo. Cioè ogni squadra ha la sua curva ben definita. È una tradizione, una roccaforte. È una tradizione che vuole la sud giallorossa. Perché secondo me alcune partite le abbiamo vinte noi, non la Roma. Sì. Poi il comando 3 significa, non è inteso per niente in senso politico, cioè il comando 3 noi siamo gli ultra del tifo, cioè noi non ci accontentiamo di andare allo stadio e di vedere la partita seduti, perché secondo noi cantando, strillando, suonando i tamburi diamo un apporto alla squadra, un apporto di affetto, non so, ci possiamo sentire vicino ai giocatori, è chiaro che questo ci aiuta a noi, aiuta pure la squadra. Non è vero che non andiamo allo stadio perché siamo dei bambini al teatro a guardare la partita così, solamente come uno spettacolo. Penso che sarebbe più niente, sarebbe una cosa inutile quasi. Domenica c'è stato lo spettacolo in campo, c'è stato lo spettacolo della Roma, ha vinto 1-0, ha giocato abbastanza male. E non c'è stato lo spettacolo nostro, non c'è stato perché è stato proibito. Un mese fa eravamo noi lo spettacolo, perché la Roma non è mai stata una grossa squadra. Lo spettacolo lo facevamo noi. Questa violenza che viene fuori allo stadio Laziali, dovete morire. Non erano tre persone che lo cantavano, erano centinaia di persone. Sappiamo che nel gruppo ognuno si trasforma. Li fanno anche loro nei nostri confronti, come credo che li fanno tutti i tifosi ultras delle altre squadre. Si grida allo stadio. Si grida, Laziali, dovete morire, romanisti, dovete morire. Proprio perché noi vogliamo che. Vorrei dire una cosa però. È un momento così, si grida come lo possiamo gridare noi, come lo gridano loro, come gridiamo Forza Roma, come gridano Forza Lazio. Non è che proprio lo gridiamo con cattiveria. Qui questo giornalista dice l'assassino è il tifo. Questo è falso. E il tifoso è un sicario. Cioè vuol dire, voi in un certo senso accettate il fatto che andando allo stadio c'è una trasformazione per cui c'è una... Ma una trasformazione in meglio? Non che muore il tifo siamo assassini. Cioè il tifo può solo dare più alla squadra, cioè può aiutare la squadra. Quante partite ha vinto a Roma soprattutto per il tifo? E questo lo dicono pure i giocatori, lo dicono tutti. Molte partite abbiamo fatte vincere proprio noi per il tifo, che adesso questo qui dice che è il tifo l'assassino. Io penso che se non ci fosse il tifo... Oltretutto penso che Roma perderebbe proprio un 50% di spettacolo. Loro dicono che senza il loro tifo perderete. Cioè senza dubbio il tifo è un fatto predominante in una partita. Logicamente loro sono in tanti, ma ci sono anche gli altri tifosi. Poi diciamo il tifo aiuta moltissimo, se cioè noi permettiamo di aiutarci giocando bene, cioè che loro si prendano il merito di una vittoria mi sembra eccessivo. Il comando incontra la squadra? Qualche volta abbiamo fatto... Rare volte insomma. Sai, giocatori... perché c'era sempre un po' snobbato, non tutti, e non parlo di tutti. Ci guardano sempre con un'aria mista di diffidenza, noncuranza, benefreghismo, sì. Nonostante sappiano benissimo che se, come poi si è visto domenica, se manca lo spirito della curva sud, la partita
e squadra diventa un'opera morta. Sono legati del Cups, volevano conoscere. Salve. Siamo quelli che ti hanno difeso a Roma Torino. Ma i tamburi ve li hanno ridati? No, ma che c'è? Io volevo fare una domanda, io volevo dire se i tamburi vi danno fastidio al campo oppure... No, no, perché ci devono dare fastidio? No, perché i giornali hanno riportato che dà fastidio al giocatore. Ma lui lo chiedi, ci ha salutato tre volte. A me personalmente no, non lo so se qualcun altro dei miei colleghi dà fastidio. Il nostro tifo, cioè ti dà una carica ai giocatori è una cosa inutile. Stavo dicendo adesso, è importante nei momenti di stanca soprattutto. Nei momenti ci sono delle pause nel gioco, la partita dura 90 minuti, 90 minuti non possono essere condotti allo stesso ritmo. Cioè, nei momenti di stanca, nei momenti in cui magari moralmente non siamo al massimo, hanno una funzione. Dopo tutti quei fatti che sono successi, no? Voi giocatori cosa avete pensato? Cioè di noi, del nostro gruppo? Ma, noi personalmente, il discorso è un discorso complesso, però non è un discorso che coinvolge il gruppo, tu puoi coinvolgere magari qualcuno. La testa è stata forte queste ragazze perché prima di tutto la Roma, quando si parla della Roma, la squadra, prima cosa si va, non è che si va alla squadra quando uno sta di fuori, si va alla curva sud. La curva sud che dà quella gioia, carica che tutte le squadre sentono quando vengono a Roma, perché ho sentito io quando, anche come avversario, non solo come allenatore, come avversario si teme sempre la curva sud, perché si sa che loro danno, specialmente quando la squadra non va perfettamente, una certa forza alla squadra. Sì, senz'altro. Ma lei crede a quello che dicono i giornali, che siamo tutti degli assassini? Sì, no, vede, queste sono cose, purtroppo è successo questo incidente, perché senz'altro il ragazzo che l'ha tirato, che sia, non ha mica voluto per uscire, è ovvio. Il coso è successo quello che è successo, e il tifo purtroppo delle volte si esaspera, si vede solo la nostra squadra, può anche essere giusto. È successo questo, e naturalmente quando andiamo fuori delle volte abbiamo sentito un paio di volte questi assassini. Sì, anche per lei la Roma è una fede? Io ho avuto occasione di dire ultimamente che più che una fede è un fenomeno di autocombustione. Per noi è una fede? Sì, chiaramente, ma io faccio un mestiere che domani mi porta da un'altra parte, la mia fede deve essere un'altra squadra domani. Se un giocatore della Roma passa la Lazio, è successo. Per voi è un grosso dolore. Ha militato un anno, non l'abbiamo rivoluto. È stata la bandiera della Roma. Doveva ritornare in giallo rosso questo giocatore. Ormai il nome lo sanno tutti. E non l'abbiamo voluto noi. Abbiamo fatto una richiesta speciale. Perché è un traditore. All'Associazione Sportiva della Roma. Non so se è stata ascoltata la voce nostra. Comunque noi in massa abbiamo cercato di non farlo ritornare a vestire la nostra maglia. Perché? Perché è un traditore. Perché è un traditore. Che ha vestito la maglia della Lazio. Dei tifosi laziali sono passati al Cooks? Sì. Come li accogliete? Cioè, bene. Magari i tifosi vengono molto. Hanno capito lo sbaglio. Hanno capito lo sbaglio. Cioè, d'altronde non è colpa loro. Come ci sono alcuni dei nostri che per politica sono andati dall'altra parte. Per politica, cioè perché si sentono di destra? Ma io non lo dico. Non è che... Comunque per questi motivi politici sono andati dall'altra parte. Beh, e se uno di voi del vostro gruppo passa alla Lazio? Non ci passa la mano. Non lo so, mi sembra incredibile. Quando rientra è difficile. Cioè, un tifoso non è come un giocatore che si è ceduto. Un tifoso, se c'è una fede, gli rimane per sempre, fino a che non muore. Sarebbe un pagliaccio, penso non sarebbe considerato più da nessun amico. Beh, avevo circa 13 anni, insieme a mio padre andavo in curva nord. Dopodiché verso 14-15 ho cominciato a passare qui nella sud, dato che dicevano che era il fulcro del trifo, era tutta la massa, praticamente era quello che trasportava la squadra. Sono rimasto affascinato e piano piano ho cominciato a venire qui nella sud. Nella sud c'era 6 anni fa c'era il gruppo molto forte dei guerriglieri, cantavano, cioè, praticamente ero affascinato da loro. E dopo un paio d'anni
di guerriglieri, siamo passati, abbiamo fatto un gruppo della zona praticamente, della zona dove abito io, siamo passati in questo, nel quarto muretto praticamente, ci chiamavamo la Fossa dei Lupi, era la zona di via Montecelviato, raggruppava Montesacro, Valmelaina, Tufello, Nuovo Salario, tutte queste zone qui, e facciamo, in quei tempi c'era tutto il gruppo, andava per zone praticamente, no? C'era, ogni muretto aveva praticamente una zona sua. Dopodiché abbiamo visto che questo tipo di tifo a zone non era molto buono, perché era isolato, no? Cioè praticamente partiva un gruppo, ma non c'era un tifo forte come volevamo far noi. Allora abbiamo cominciato a conoscerci meglio tutti questi gruppi, abbiamo fatto conoscenza e siamo giunti alla decisione che ci dovevamo unire per fare un tifo più forte, più, come posso dire, più organizzato, ecco. E così abbiamo, sempre con gli stessi striscioni che avevamo, quelli piccolini, perché avevamo, ognuno aveva il gruppo suo, ognuno aveva lo striscione di 4 metri, siamo andati in questo muro qui davanti, praticamente, e abbiamo messo tutti quanti gli striscioni che erano Fossa dei Lupi, Pantere, Boys, Fedain, e appunto abbiamo fatto questo gruppo, abbiamo iniziato con, mi ricordo perfettamente come abbiamo iniziato, con 6 tamburi, una bandiera, e in quei tempi c'era molto molto entusiasmo. Niente, abbiamo cominciato tutto quanto, poi abbiamo trovato una persona che aveva cercato di capirci, di capire il nostro tifo, tutto quanto, di forse di unirci ancora di più, e praticamente abbiamo fatto questo comando Ultra Curva Sud, no? E appunto, perché noi abbiamo iniziato precisamente il 9 gennaio di 3 anni fa, però non era praticamente, non la televisione non ci inquadrava mai, non gli interessava, praticamente eravamo quasi disinteressati, non gli interessava niente a nessuno di noi. Così abbiamo deciso tutto il nostro gruppo di spostarsi in questa parte. E appunto abbiamo cominciato qui, abbiamo avuto parecchie discussioni purtroppo con parecchia gente, perché noi cioè, purtroppo siamo ragazzi, è un po' di entusiasmo, un po' di tutto, di, insomma, di ed tutto. È diventata tutta curva sud. Sì, è diventata tutta curva tutto sud. Comando te. Ma chi era quel signore che vi ha organizzati? Il signore si chiama... Ma è della Roma? Sì, sì, è della Roma. C'è più di una persona, questo è stato proprio il nostro padre, diciamo, però c'è stato molto... Un rappresentante della squadra, insomma. Sì, praticamente sì, però c'è ancora molta gente che ci aiuta. Questo è stato proprio il nostro padre, ci ha sgrezzati, diciamo, ci ha voluto conoscere, ci ha voluto vedere chi eravamo, cioè no, tutta la gente purtroppo ci dà addosso come dei delinquenti, no? Perché siamo ragazzi, facciamo il tifo della Roma, ecco, quelli sono delinquenti. Lui ci ha voluto conoscere, ci ha voluto vedere, ha voluto conoscere le nostre famiglie, tutto quanto. Ha visto che non eravamo quello che la gente dice. Anche per te è una fede il comando Ultra? Sì, io la partita, cioè io con altri 2 o 3 ragazzi la partita la vediamo poco, perché siamo voltati siamo voltati con il megafono per far cantare gli altri ragazzi praticamente. Me, cioè, alla Roma, cioè, come squadra tutto quanto piace, cioè andare a vedere mi piace, perché vado anche fuori. Però più che altro vado allo stadio, cioè, per questi altri ragazzi, no? Perché come ripeto, qui ogni partita è una partita normalissima, siamo 2000 ragazzi siamo. Ma praticamente a me tante volte mi dicono che io non tifo per la Roma, tifo per il comando Ultra. Adesso che allo stadio non c'è più nulla, non c'è più tutte queste bandiere, non sono più tamburi, come vi sentite voi? Male. Cambierà totalmente male, la guarda. Storia. Domenica stavamo tutti giù demorati. Era un altro ambiente, cioè io vado allo stadio questa domenica così, non è quel clima che ci andavo prima, che ero sicuro che mi divertivo. Sì, vado, se va sul muretto, si tifa, però non c'è sta più quello spettacolo folcloristico che c'era prima, con le bandiere, con i fumoni. C'è una cosa bella, una cosa che un giocattolo che si è sfasciato. È un clima molto molto diverso. Per l'equilibrio dello stadio le canzoni? No, c'è un ragazzo qualsiasi che viene allo stadio e dice: senti, ieri sono andato in discoteca, c'è una musica orecchiabile che fa così, proviamo ad adattarla. Qualcuno di voi ne ha inventato qualcuna, ne ha ideato qualcuna? Sì.
almeno io l'ho prese parecchie, l'ho prese da altre città italiane, l'ho portato all'Olimpico, e oppure da una partita di inglese tipo per Liverpool, oppure da canzoni inglesi, e una partita magari per esempio la finale della Coppa dei Campioni, mi pare nel 76, 77, vennero 20-30 mila tifosi del Liverpool a Roma e noi siamo andati apposta con loro per studiare, per imparare queste nuove canzoni, e l'abbiamo riportata all'Olimpico magari traducendo le parole in italiano, e sono venute delle canzoni bellissime, delle canzoni che cantate le trascinano proprio il resto dei ragazzi. Sono pezzi da merda, Cus! Cos'è? Sono pezzi da merda, il comando ultra curva sud, però sono pezzi da merda. Cos'è? Il comando ultra curva sud. Sono tutti venduti a Roma. Sono tutti a Roma, i massisti sciogli, e non c'è niente. Non c'è niente. Ma che succede? Ma lui lo interpreta come gli va. Ma tanto questo è Napoli, sono quattro gatti. Lasciate parlare chi non è capace a parlare, ragazzi. Ma non vedete che sono quattro gatti. Guarda quelli che fanno politica. Sono quattro gatti. Poi non vedo, siamo venuti alla Roma perché da tre anni che bene o male ci tiriamo su con i soldi nostri, autofinanziamo, e appunto ciò che abbiamo detto. Vi ha molto irritato questa cosa, eh? Sì, questo sì, perché questi sono bugiardi, perché questo qui che hanno detto proprio non è vero per niente, perché se sei uno dei pochi gruppi che non famo politica siamo proprio noi all'Ossario. Sono i gruppi della P38 questi. Sì, ma questi sono gruppi P38, più politica così non so. Il nostro striscione, la politica non c'entra, no? Mentre lo striscione loro entra proprio la politica. La politica di sinistra. Perché Fidain? È perché ci piaceva il nome. Perché? Dove l'avete sentito? Abbiamo sentito in televisione. Ma in televisione chi sono i Fidain? Che ne so. No, in televisione sono un gruppo di ragazzi che stanno lottando per la Palestina, questa roba qua. Beviamo sangue laziale. Sì, effettivamente è molto buono. È molto buono il sangue. Saluto. Perché? La prossima è stata molto buona. L'annata di l'altra. L'annata passata? Sì, è stata un'annata buona. Buon sangue, Perché? La razza è come l'uva comunque. A settembre matura. E agosto la distano. Gioco però. Così la Roma è magica. Roma. Perché? È proprio perché magica. Roma? Perché è magica? È magica. La prima cosa perché la Roma, la squadra immortale. Questa è la parola, a dir la verità, l'abbiamo presa dal tifo inglese questa parola. Poi è magica perché dopo il 4-0 di Milano c'era il rischio che momenti prendeva gol dall'Ascoli in casa, quindi per me è magica. Sono fatti del cane. Il nostro tifo si chiama Violenza, è firmato Cus. Noi ci difendiamo da come ci attaccano, per esempio andiamo in trasferta, se ci caricano, non fanno qualche cosa, è logico, noi serviamo la nostra incolumità, no? Come se rubano il nostro striscione. Ma perché? Cioè, perché dite il nostro tifo si chiama Violenza? È preciso. È che dopo per esempio. Penso sia una scritta esagerata comunque. Sì. Comunque per chiederlo che cosa significa bisognerebbe intervistare chi ha fatto quella scritta. Beh, è firmata Cux. No, vabbè, sì, firmarsi Cux vuol dire come scrivere le anonime e firmarsi in un determinato modo, cioè non siamo vuol dire un migliaio di ragazzi. Vabbè, pensate che siano stati laziali a scrivere. No. Diciamo laziali. Qualche ragazzino incosciente. Qualche ragazzo 2000 ragazzi, 2000 cervelli, 2000 modi diversi di pensare, 2000 modi diversi di ragionare, quindi ecco qua. Ecco, quella è la vostra. C'erano scritto romanisti o laziali, per voi non c'è futuro, la Roma è forte e gli ultra picchiano duro. Ultra Roma, tifo, violenza. Questa è una scritta, cioè voglio dire, vedendo una scritta che voi non accettate, perché non la cancellate? Perché sono troppe queste scritte. Certo, però potreste modificarla, cancellarla. Anche perché poi le rifarebbero. Secondo me il giorno dopo compariranno un'altra volta, in forma magari più grande. Se c'è il violento non è che noi cancellando la scritta gli eliminiamo la violenza. Beh, molte scritte per esempio sono modificate, cancellate, a una scritta
Laziale si sovrappone una scritta romanista. No, ma qui se uno guarda sopra è scritto anche Ultra Roma, poi quello che c'è scritto sotto è la stessa mano. Uno si può scrivere quello. È la stessa mano. Sì, però dico uno può scrivere quello che gli pare sotto. Se quello ha pensato di scriverci violenza, vuol dire che è un tipo violento, che gli potremmo levare le idee sue di violenza. È violento, basta. Ecco, qui c'è impugniamo la P38 Ultra Roma. Ultra Roma è stata aggiunta dopo. Sta aggiunta dopo. Sì. È modificata. Guarda, questa qui è una scritta laziale sicuramente. Una scritta di questo genere è una scritta fascista nella curva Sud. Sì. Perché la lasciate? Cioè non l'avete cancellata? Cioè c'è il TBC vicino. No, se leggi anche vicino. Sotto, se leggi bene. Ma sotto. Poi se legge benissimo. Dove? Cazzo, c'è un po' una leggi. Pornografia. Se leggi bene, bene sotto c'è la correzione. No, la C, la M corretta in C e l'altra I corretta in Z, insomma. E sì, è un brutto tentativo di correzione, comunque c'è. Laziali, cani, ebrei. È assurdo, dovrebbe essere perché. Una svastica allo stadio. Sempre c'è la politica, troppo c'è nessuna matrice sportiva però. È vero che i laziali sono fascisti? Sì, tutti uguali. Tutti fascisti? Senta, i romanisti, quelli del comando ultra, dicono che i tifosi della Lazio sono fascisti, è vero? Lo dicono loro. Perché lo dicono? Eh? Ah, non lo so, perché ci hanno dato questa nomina, ma a me non mi risulta proprio. Ma perché ogni tanto si vedono degli striscioni laziali? Ecco, guardi, allora questi striscioni laziali, come dice lei, ecco, come dice con i fasci. Lo fanno anche i romanisti, lo fanno in tutti gli stati d'Italia, perché in tutti gli stati d'Italia ci stanno questa gente infiltrata in mezzo allo sport che non c'entra proprio niente. Cioè, ma non è vero che tra i tifosi laziali ci sono anche ragazzi di destra politicamente? Guardi, noi andiamo allo stadio per tifare Lazio, basta. Questa è l'unica cosa che io posso dire. Ci sono i vichini. Li conosce lei? Beh, ci sono dei simboli. A me mi hanno detto questi vichini, però. Tifosi della Lazio? Per me non sono tifoso, perché chi viene allo stadio a fare politica per me non è tifoso. E per voi? Sia fascista che comunista a me non mi interessa. In pratica è tutta la nostra idea questa qua, non è che non so considerati, cioè noi sono stati espulsi, quindi non so, cioè non sono omologati nei club né nell'associazione club, insomma. Quindi diciamo se sono dei fuorilegge in pratica. Ecco. Come vi difendete da questa accusa che vi fanno? Beh, dalla mia vista. Ci sono fotografie di tifosi laziali col saluto romano, vero? No, un momento, questo è un epilogo che è sorto, perché abbiamo visto, abbiamo delle foto di una partita, mi sembra Lazio-Perugia, dove noi siamo stati molto attenti come nel modo in cui si alzavano le mani. Quello è un grido, insomma un gesto di esultanza. Infatti noi invece di alzare un braccio soltanto, che non è che si fa il saluto romano, si fa così Lazio e basta, abbiamo alzato le mani, tutte e due le mani contemporaneamente, e purtroppo da lontano sembrano che le mani del saluto romano. Cosa nasce allora questo fatto che dall'altra parte, dalla curva sud, pensano che i tifosi della Lazio siano fascisti o di destra? Ma io penso che questo qui è una cosa che perché? È una cosa che, insomma, bisogna andare un po' all'origine della storia della Lazio. C'è qualcosa di vero, voglio dire. Sì, c'è un po' di vero, ma io bisogna risalire al tempo del fascismo, al tempo del, non so come si chiama, no, il prefetto, come si chiamava al tempo del fascismo, il federale Marinelli, che era un consigliere della Lazio, non so che cos'era, presidente della Lazio, era un fascista. Infatti, se conoscete la storia della Lazio, Viola è venuto a giocare a Roma proprio per, diciamo grazie a Mussolini, perché il Duce ha voluto che Piola giocasse nella squadra che ha affidato. Da lì poi ci sono state altre cose, insomma, è rimasta sempre la società Lazio come una società di fascisti. Poi per quanto riguarda i Viking, cioè noi per me sono tifosi della Lazio, cioè che poi uno abbia fatto la propria scelta, quello c'è un altro discorso. E lo stadio è pieno di scritte, di simboli, sì, ma c'è il simbolo di Ordine Nuovo, diciamo, c'è anche il simbolo, adesso rispondo un attimo io, c'è anche il simbolo Vux che ha farci a col martello. È vero dire che i tifosi della Roma sono di sinistra?
Beh, meno esatto, diciamo, c'è un po' un mischiato. No, in mezzo al comando ci sono compagni, fasci, democrazia di tutti i tipi, però quando stiamo in mezzo al comando ti famo solo la nostra magica Roma e basta. Cioè poi... Mamma mia, kill the eagle. E questi sono i bastardi. No. I bastardi cosa vuol dire? I laziali, è un sinonimo. No, vuol dire ammazziamo le aquile. Le aquile chi sono? I laziali, Eagles. Eagles? Supporters. Che significa? Sostenitori delle aquile. Sono i giocatori della Lazio, la Lazio sono le aquile. Esatto. Vi picchiate ogni tanto col comando un tre? No. Anche per voi la Lazio è una fede? Sì. Certo. Per tutti? È la cosa principale. È più importante la Lazio della religione? Della? Religione. Cioè, non... Beh, la domenica. Due fattori molto diversi. Esatto. Cioè, non è questo. Cioè, non è questo. Cioè, la domenica ti lascia dal tutto. Ti lascia tutto a caso. Se magari vi togliessero la partita la domenica? Sarebbe oranto. Sarebbe un macello. Cioè, perché per noi la Lazio è tutto. Cioè, dopo la Lazio c'è il vuoto. Dopo la Lazio? C'è il vuoto. Il vuoto. La Lazio è una fede e noi i suoi profeti. Questo è. Avete gli stessi slogan? Sì. Anche per voi la vostra. Ma li copiano. Cioè, in tutti gli stati d'Italia non c'è problema. Sì, ma li copiano, siamo chi l'ha inventato lo slogan la come una fede? Cioè chi forse la verità di questa scritta qua sono stati, i primi sono stati i sampdoriani, forse, che hanno uno striscione lungo 50 metri. No, scritto, anche di più. Vabbè, c'è scritto la Samp è una fede, gli ultra a Genova, no? Gli ultra, siccome ci è piaciuta molto, i secondi abbiamo preso subito noi. E dopodiché è diventata uno slogan, sì, di uno slogan, diciamo. Comune. Comunque chi ha iniziato per primo mi sembra. Stacco la insegna, i romanisti devono morire. Una scritta così, a voi cosa vi... L'odio proprio, come l'odio nei loro confronti. Cioè, come loro avranno odio nei confronti di chi scrive queste cose, a me è giusto. Cioè, voi vi identificate col calciatore? In questo? Sì, chiaro, sì, quando sì. Si scrivono cose del genere, uno vi è toccato proprio. Rocca zoppo di Roma, vedi? Questa vi offende, È chiaro, sì, sì. Porca miseria. Noi non scappiamo, spariamo con la pistola, Ultra Roma, ecco un'altra scritta di violenza. La P38 è un'illusione, 44 Magnum per la rivoluzione, 10, 100, 1000 Re Cecconi. Re Cecconi è un calciatore della Lazio? Sì, quello sì, che è morto. Logicamente se io vedo una scritta 10, 100, 1000 Giuliano Tacula, ne rispondo alla pari con la stessa moneta con 10, 100, 1000 Re Cecconi. Ma per voi perché? Cominciano sempre i laziali o gli avversari del momento? Cominciano, sì, almeno come la penso io, cioè come do io la situazione. Sono sempre gli avversari che cominciano ad attaccare. Logicamente, perché provocare. Io sinceramente a scrivere 100.000 cecconi per primo non vedo perché non c'è un motivo. Ma siccome vi trovate da meno, siete un po' a disagio? Moltissimo disagio. Cioè perché, vabbè d'accordo, era un derby d'amicizia perché l'occasione di Vincenzo Paparelli, però altro incidente. Cioè, io penso che al prossimo derby sarà tutto normale. Ecco, adesso che lo stadio non ha più tutte queste scritte, non ha più tutte queste. Praticamente non c'è uno spazio che fosse bianco. Che sensazione vi fa lo stadio pulito? Uno schifo. Diciamo così, è molto più folcloristico. Cioè, c'è più spettacolo, adesso tutto bianco. E per voi? Lo stadio bianco? A me personalmente non piace lo stadio bianco. Quali? Anche se hanno detto che è più pulito, è più bello, è più decente. A noi lo stadio ci piaceva così, ci piaceva colorato. Cioè, vedi, anche dava un certo colore alle nostre domeniche, insomma. Sì, alle squallide domeniche dell'impiegatuccio che se ne va in tribuna Tevere con la panzetta, fa il classico Berzot che salza in piedi, batte le mani. Fino a che età pensi di rimanere nel comando? Precisamente fino a domenica passata, cioè fino ai fatti del derby, perché dopo i fatti del derby credo che dava un certo colore alle nostre domeniche, insomma, sì, alle squallide domeniche dell'impiegatuccio che se ne va in tribuna Tevere con la panzetta, fa il classico Berzot che salza in piedi, batte le mani. Paolo. Fino a che età pensi di rimanere nel comando? Precisamente fino a domenica passata,
cioè fino ai fatti del derby, perché dopo i fatti del derby credo che per noi il comando è finito, cioè il comando Ultra Curva Sud credo sia finito. Perché è finito? Perché lo striscione comando Ultra Curva Sud è illegale, non si può portare, allora cioè non so adesso se faremo un altro striscione, magari con la scritta con Forza Ragazzi, non si sa, oppure faremo, cioè, oppure faremo anche, torneremo come Boys, non sappiamo bene, capito? Quindi non so. Però sarà sempre un gruppo. Dovrebbe essere sempre un gruppo. E per tutta la vita dura il gruppo. Quello durerà da generazione in generazione, credo. Il comando per te è per tutta la vita? Beh, penso fino a che non mi sorreggerà la passione grande che ho a Roma. Una passione che durerà parecchio, penso. Quanto io ho solo quel divertimento, diciamo. Secondo me la domenica è un giorno così un po' perso. Uno che può fare? Può andare al cinema, a ballare. A me a ballare non mi piace, al cinema uno ci può andare tutti i giorni. L'unico divertimento che ho io è a Roma. Penso per parecchio sarà così. Ecco, Roma è droga. Ultra. Cioè che effettivamente una grande passione. Paragonabile La Roma non ne possiamo fare a meno ogni domenica. Cioè, se nella Roma gioca 3-4 partite fuori casa, arriva a un certo punto che la domenica si sentiva male. La Roma è una droga e noi non ne possiamo fare a meno. Questo è quello che dicevate voi sì, prima. Sì, appunto. È vero questo slogan? Sì. Perché non ne potete fare a meno? Perché non ne possiamo fare a meno? Perché cioè non tanto la Roma ci ha dato tante soddisfazioni. Ma logicamente noi, se non ci fosse la Roma, non c'è il comando, non c'è il comando Ultra, e quindi cioè, la Roma mette fine a tutto quanto quello che noi facciamo con il comando. La mia vita è stata bella un po' nell'infanzia, perché non sapevo i retroscena che ci stavano quando crescevo, gli anni più che passavano, le esperienze che provavo. Cioè, quindi secondo me la mia nell'infanzia è stata bella, perché pure per questo qua, perché anche non ho potuto, cioè non sapevo molte cose, e credo che tutto fosse in gioco, che andavo a scuola e studiavo, che non ci fossero tanti problemi che ci stanno adesso, e mentre poi io ho provato una delusione enorme con l'andare per esempio dopo 12 anni, 13 anni, poi ci stanno tanti problemi che incombono su noi ragazzi e su molte altre persone. Problemi che se potrebbero levare benissimo, però lo Stato non fa niente per levarli, cioè è indifferente, è egoista, cioè che pensa solo alla loro cose, cioè pensano a fare roba come fa, non so, armi, roba d'economia, sfruttano la situazione, ma non guardano che nelle periferie tutti i problemi che ci sono. Quindi una cosa, cioè si capisce da sé, cioè non è che mo percorso oddio, ma è una cosa normale, cioè. Basta andare in giro con la cinepresa in periferia e guardare le situazioni di molte gente che è costretta, non so, a prendere scarti nelle piazze. Una piazza così che vende la frutta, non c'è soldi per comprare, prende gli scarti alle 2:30 quando finisce il mercato, gli scarti che stanno per terra. Tu della tua vita, ecco, qualche episodio determinante, che cosa mi puoi raccontare? Che ha svolto la morte di mio padre. Cioè, ho voluto tante cose. Cioè. Quanti anni avevi? C'avevo 11 anni. Ti ha sbandato? Sì, su molte cose, perché ero abituato, cioè non ero abituato, però insomma avevo dei benesseri, cioè dopo la morte di mio padre questi benesseri non ci ho avuto più, cioè me lo confida, cioè prima potevo scherzare con mica, perché mia madre non mi manca niente, anzi fa del tutto, questa lodo io mia madre per questo qua, soltanto che la situazione è quella che è, non solo sul caso mio ma sul caso di tutti. Ma sbandato in che senso, per esempio? Sbandato su tante cose, su cominciare a diventare un ragazzo di strada, cioè cominciavo a frequentare gente che è poco frequentabile,
Cioè? Cioè, ladri. Cioè, non è perché io volevo fare il ladro, perché la società mi mandava in me, cioè come se mi diceva vai, quella è una strada tua ormai, perché? Perché tu morto tuo padre, nessuno ti può dar più, non te può, nessuno ti può più fermare, cioè non, se prima tuo padre ti menava, ti non ti mandava così, è così, adesso il ruolo è quello tuo, e a me non mi sta bene questo. Io voglio essere come tutti i ragazzi che tutto il mondo vogliono essere dei bravi ragazzi, normali, emarginarsi da una società, cioè prima dici tu sei emarginato dalla società, sì d'accordo, ma io a un certo punto mi reputo un emarginato e sto contento di reputarmi un emarginato, perché essendo nella società, la società qui non c'è nessuno scopo nella vita. Tanti esempi che vengono fuori se parliamo della società, cioè ci stanno anche cose belle, ma sono pochissime. Non vedo. Che cosa si salva? Si salva, ecco, per esempio lo stadio. Lo stadio, specialmente a Roma, a prezzi popolari, cioè che benissimo uno che se lo può permettere, almeno andare in curva. Ma quando per esempio, non lo so, devi fare un cappotto, costa 80.000 lire, logicamente un padre di famiglia che prende 300.000 lire al mese, se lo può permettere di farsi un cappotto di 100, cioè 80.000 lire così, perché dopo che stai mangiando il cappotto chi i bottoni? Che sensazione ti dà lo stadio vuoto? Squallido. Se adesso io ti dicessi di chiudere gli occhi, no? Cioè, chiudi gli occhi. E ti immagini lo stadio come piacerebbe a te. Che tipo di immagine ti appare? Immagino che facciamo tifo, che tutta la curva canta per sostenere a Roma, bandiere, fumoni, cose, cioè questo io non lo dico perché ho chiuso gli occhi così, perché proprio è sempre stato il sogno mio. A me farebbe molto piacere che gente così anziana verrebbe in mezzo a noi a tifà. Che non sei, noi siamo, tu siamo tutti dei bravi ragazzi che vengono qui a vedere la partita e per tifà a Roma, perché abbiamo noi, è una fede, non è un ideale. Tutto il coro, mamma mia. Sì, veramente perché? Bello, veramente perché? Bello. Perché? È un derby. È il derby come deve essere il derby. Ed è bello, è l'inquadratura nostra, insomma, il tifo cantato. Il derby non è solo i giocatori, ma il derby è anche l'antagonismo fra Nicol Support e noi. Loro per esempio ci dicono uno slogan, e poi ne rispondiamo certo. Un altro. Se uno vi dice che siete voi i protagonisti della partita, è vero? Ti posso credere? Sì, infatti. Cos'è qua per voi a questo punto? Qui era il posto dove noi mettiamo i tamburi, dove stava lo striscione comando ultra, dove facevamo il tifo, era tutto. Dove partiva il coro, la vita proprio dei tifosi romanisti. Dove parte, dove partirà, non è dove partiva. Partirà. Non è un cuore che batte. Non si può fermare, cioè noi continuiamo la nostra strada. Quello che non abbiamo fatto fino adesso lo faremo sempre. Non nello stesso modo forse. Cambierà qualcosa, insomma. Certo, qualcosa. Speriamo sempre in meglio. Ma i tamburi dove li portavate dentro erano già qua? Erano già qua. Cioè vi ritenevano in un deposito? Sì. Bandieroni. Bandiere. Tutto quello che poteva servire per folklore, per tifo, per tutto. Tenevamo tutto. Adesso non vi danno più niente. Non è che non ci danno, purtroppo è successo a Roma il fatto, perché anche adesso in altre città già fanno mettere striscioni, offensive, roba varia.
solo a Roma, purtroppo a Roma è successo, cioè, però poi soprattutto a noi è successo. Bisogna stesse, bisogna fare il tifo con mani e basta, con le mani e basta. Roma! Roma! Come mai ci sono tutte queste panche completamente senza legni? Andiamo a carica. Quando? No, vedi che molto spesso noi non è che facciamo il tifo da seduti, siamo in piedi, poi cantiamo, balliamo e capita che si rompono. E allora... E no. Anche spacciati qualche volta. Sì. Raramente. Sì. Sì. Sì, perché no? Abbiamo anche spacciati. Sì, raramente. Avete anche spacciati? Sì, certo. Sì. Sono visti un sacco di pezzi filmati. Sì. Certe volte il nervosismo per la partita andata male o per qualche cosa fa sfogare su queste cose così. Cioè, è il segno della curva sud questo? Eh? È il segno della curva sud? Voglio mattini. Certo, è caratteristico anche questo, perché tutte le partite del stadio tutto a posto, tutto a posto. Tutto, tutto a posto. Cioè, poi se ci fa credere, tutta pulita. Anzi, se ce l'asse questi pezzi di ferro qui, sta meglio. Se ci fa caso non hai dato i miei frocchi al cilindro. C'è solo quel cigare. Siamo nel cuore della Sud adesso. Nel cuore della Sud. Sta in coma però. La Sud è il cuore della Roma, noi siamo il cuore della Sud. Domenica 28 ottobre 1979, Stadio Olimpico. Si gioca il derby Roma-Lazio. Uno spettatore della curva nord viene colpito a morte da un razzo sparato dalla parte opposta dello stadio. Alcune delle immagini che vedrete sono state girate quel giorno. Antenna ve le propone insieme alle testimonianze di un gruppo di tifosi organizzati. È il ritratto documento di uno sconosciuto microcosmo. In questo caso, tifosi della Roma, ma potrebbero essere tifosi di una qualsiasi altra squadra di calcio. Laziali, vi spareremo, ultra Roma. E questo è un profeta. Cosa vuol dire un profeta? È uno che prede il futuro. Vi spareremo, è un po' esagerato. L'aveva previsto. Morte ai laziali fascisti. Ecco, qui c'è proprio un discorso politico. Sì, politico. Sì, chiaro. Sì. Cose che preciso. Non condivido al 100%. Cioè. Laziali cani nebrosi. Probabilmente immagino che tu romanisti. Sì, infatti. Sì. Sì. Di conseguenza non si può lasciare sul muro appunto una cosa del genere, no?
Ecco, il derby vicino Tremate e Bastardi Laziali. C'è una bara. Sì. Che valore ha voi fare un disegno di questo genere? Noi quando facciamo questi disegni, noi facciamo, giusto. Noi facciamo per far morire tutti i laziali, così che la nostra squadra vinca e facciamo il funerale a loro, così a sportiva. I laziali vi aspettano sempre per uccidervi. E qui proprio la risposta è una... No, diciamo... però, cioè, scritta a 28-11-76. La sì. Scritta era laziali vi aspettiamo. Sì. Il romanista morirà? Sì. Non credo che morirà. Non credi che morirà? Perché? No. Perché no? Perché è immortale. È immortale. Ecco, qui si pensano i bagni dello stadio, sono pieni. Sono io quello, Antonio Bassano. Antonio Bassano. Ah, sei tu quello? Sì. Parlano di te? Parlano di me, sì. Perché? Perché diciamo che sono abbastanza conosciuto nel tifo della Roma, insomma. Cioè? Nell'ambiente del tifo romano, insomma, laziale romanista. Vede, c'è pure il mio cognome, Antonio B. Puntato, Bassano. Ecco. Perché cosa significa che ce l'hanno con te? Ce l'hanno con me perché sono uno dei, diciamo, degli ex trascinatori della curva, quindi mi conoscono abbastanza bene e... Ma rischi? Cioè, no. Cioè, sono tutte, se dobbiamo dar retta a tutte queste scritte, insomma, dovremmo essere tutti morti da un bel pezzo. Dopo le ultime cose che sono successe, cioè non, purtroppo non c'è da pensare molto bene, cioè, penso molto bene per quanto riguarda il tifo, questo amore che hanno per la Roma, è quasi una cosa incredibile, cioè, è gente meravigliosa che diciamo, ha preso la Roma come un loro ideale. Ecco, secondo me non lo sono più nel momento in cui ad un determinato momento per essere ultras vanno, diciamo, come lo dice la parola, oltre la misura. Questo fatto del comando ultra Curva Sud, che giudizio dà su di loro? Vi aiutano nel tifo? Loro dicono che senza di loro perdereste più partite, è vero? Questo è da verificare, però probabilmente potrebbe essere anche vero, perché sono un gruppo che in continuazione si fa sentire il loro calore e il loro entusiasmo, e nei momenti di stanca che nelle partite ci sono quelli che ci incitano con il rullio dei tamburi e con i loro cori ad insistere nell'azione. E adesso che non ci sono più tamburi vi sentite più poveri, più occhi, non so. Ma i tamburi non fanno male a nessuno, hanno un significato invece che non vedo perché non dovrebbero esserci in un futuro già immediato. Roma! 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 Forza Calcio di Roma! Oh! Forza Calcio di Roma! Oh!
Mi spiegate un po', cos'è il CUPS? Sono pezzi di merda il CUPS. Cos'è il CUPS? Sono pezzi di merda, il comando ultra curva sud, però sono pezzi di merda. Cos'è? Il comando ultra curva sud. Sono tutti venduti a Roma. Sono tutti venduti. A Roma gli passa i striscioni e bandieri d'amburi. Noi c'emo niente, noi siamo i fedain, c'emo niente. Cioè i fedain cosa vuol dire? Sono pezzi di fedain, siamo fedain. Ognuno lo interpreta come gli va. Con la politica, Sario. Con la politica. Il comando fa la politica. Quelli. Fanno la politica quelli? Sì. Cioè? Mi spieghi che politica fanno? Ma fanno una politica tutta loro. È uno schifo! È un bravo conduttore! Ma la madre che ha battuto i laziali! Forza Roma! Fedai! Il comando ultra è un... Siamo un gruppo di persone, no? Siamo oltre... Siamo parecchi. Noi vogliamo manifestare, vogliamo far vedere che il vero tifo, che noi siamo il vero tifo che esiste in Italia, e vogliamo dimostrarlo con tutti i mezzi possibili. E poi però quando vediamo certe scene come quelle là che hanno scritto Rock a Bavoso, non lo dono fa, perché vede, sì, ci hanno stimolato a noi. Ho visto anche scritte, cioè la vostra sigla è CUPS? Sì, comando ultra curva sud. L'avete scritto in tutta Roma? Ma lo scrivete anche voi sul muro o no? Sì. Tutta Europa. Cioè, tutti lo scrivono. È in tutta Europa? Cioè comunque però il comando ultra curva sud sarebbe l'unione del centro coordinamento che ci ha uniti tutti i vecchi striscioni che erano gli Ultras, i Fedain, i Boys, le Furie Giallorosse, i Guerriglieri, adesso siamo tutti uniti. Ma sai, sono dei nomi, come si può dire a volte, della gente, sono dei nomi di battaglia, di combattimento. Nomi di tipo politico? No, niente, lo stadio, la cosa più importante è che è stata eliminata qui all'Olimpico, che non ci sono, non c'è razza, non c'è distinzione. A volte sono successi questi macelli, ma abbiamo cercato di evitarli. Infatti ci siamo uniti proprio per questo, perché magari c'era l'ultra che era prima, che c'aveva il teschio con la cosa, con il basco. Anche di violenza, beveremo il vostro sangue. Vabbè, ma quelle, come è successo a Torino, altre cose, sono sempre delle scritte dei gruppi che magari sono un po' fanatici o gruppi che cercano ancora di portare la violenza nello stadio, come è successo oggi. Ma noi questa violenza la rifiutiamo, perché non siamo gente che veniamo al derby per fare violenza, solamente per incoraggiare la Roma. La politica non c'entra. La politica no, ognuno ha la sua idea qua, anzi c'è gente anche molto estremista, sia di destra che di sinistra. Però è cercato, c'è anche politica, sì, loro fanno politica. In che modo? Fanno politica in tutti i sensi, noi accettiamo un tipo, ma solo come un tipo, invece loro fanno anche la politica. Cioè cosa significa? Politica, lo fanno anche gli striscioni, come si dice, offensivi. Sempre l'olocausto bianco, ma dove? Noi non abbiamo mai fatto queste cose, loro invece le fanno. Siete che loro vogliono la linea, non vogliamo niente. Volevo dire una cosa, è che adesso l'olocausto giallo-rosso non c'entra niente, perché olocausto mi pare che è un, purtroppo una frase troppo grossa, che abbiamo visto nella storia cosa è voluto dire questo olocausto, la strage di gente che non c'entrava niente per dei pochi fanatici, purtroppo. Guardate una cosa, noi abbiamo in mezzo a gente che viene da Perugia, la Vicenza, ci sostiene a noi, quando siamo andati lì a pescare a Vicenza, l'hanno visto, non siamo un tipo cattivo, e ce la prendiamo con i bambini come fanno loro. Per voi cos'è il comando 3? L'ideale. Eh? L'ideale. Una fede. Una fede. Tutto. C'è una cosa. C'è una cosa soprattutto, certo. Per noi il comando 3 viene sopra ogni altra cosa. Soprattutto, sopra ogni altra cosa. Non è che ci impegna solamente la domenica, è che ci impegna anche tutta la settimana per l'organizzazione, per tutto quanto. Ma la curva sud ha un significato, cioè è la curva dei romani, dei romanisti? Sì, la curva sud è la nostra curva. E quindi, da sempre, come mai? Sì, non, cioè, così, è un fatto che è nato prima di me, non ho capito. Non so spiegarlo. Cioè ogni squadra ha la sua curva ben definita. È una tradizione, una roccaforte. È una tradizione che vuole la sud giallorossa. Che secondo me alcune partite le abbiamo vinte noi, no? Ah sì. Poi comando 3 significa, non è inteso per niente in senso politico, cioè comando 3 noi siamo gli ultra del tifo, cioè noi non ci accontentiamo di andare allo stadio e di vedere la partita seduti, perché secondo noi cantando, strillando, suonando i tamburi diamo un apporto alla squadra, un apporto di affetto, non so, ci possiamo sentire vicino ai giocatori, è chiaro che questo ci aiuta a noi e aiuta pure la squadra.
non è vero che non andiamo allo stadio perché siamo dei bisbandati a guardare la partita così, solamente come uno spettacolo. Penso che sarebbe più niente, sarebbe una cosa inutile quasi. Domenica c'è stato lo spettacolo in campo, è stato lo spettacolo della Roma, ha vinto 1-0, ha giocato abbastanza male. E non c'è stato lo spettacolo nostro, non c'è stato perché è stato proibito. Un mese fa eravamo noi lo spettacolo, perché la Roma non è mai stata una grossa squadra. Lo spettacolo lo facevamo noi. Questa violenza che viene fuori allo stadio Laziali, dovete morire. Non erano tre persone che lo cantavano, erano centinaia di persone. Sappiamo che nel gruppo ognuno si trasforma. Li fanno anche loro nei nostri confronti, come credo che li fanno tutti i tifosi ultras delle altre squadre. Si grida allo stadio. Si grida, Laziali, dovete morire, romanisti, dovete morire. Proprio perché noi vogliamo che... Vorrei dire una cosa però. È un momento così, si grida come lo possiamo gridare noi, come lo gridano loro. Come gridiamo Forza Roma, come gridano Forza Lazio. Non è che proprio lo gridiamo con cattiveria. Qui questo giornalista dice l'assassino è il tifo. Questo è falso. E il tifoso è un sicario. Cioè vuol dire, voi in un certo senso accettate il fatto che andando allo stadio c'è una trasformazione per cui c'è una... Ma una trasformazione in meglio? No che ora il tifo siamo assassini. Cioè il tifo può solo dà più alla squadra, cioè può aiutare la squadra. Quante partite ha vinto a Roma soprattutto per il tifo? E questo lo dicono pure i giocatori, lo dicono tutti. Molte partite abbiamo fatte vincere proprio noi il tifo, che adesso questo qui dice che è il tifo l'assassino. Io penso dice, che se non ci fosse il tifo... oltretutto penso che Roma perderebbe proprio un 50% di spettacolo. Loro dicono che senza il loro tifo perderete molte partite. Cioè senza dubbio il tifo è un fatto predominante in una partita. Logicamente loro sono in tanti, ma ci sono anche gli altri tifosi. Poi diciamo il tifo aiuta moltissimo, se cioè noi permettiamo di aiutarci giocando bene, cioè che loro si prendano il merito di una vittoria mi sembra eccessivo. Il comando incontra la squadra? Qualche volta abbiamo fatto... Rare volte. Ma rare volte, insomma. Sai perché giocatori... c'era sempre un po' snobbato. Sì. Non tutti, non parlo di non tutti. Cioè, ci guardano sempre con un'aria mista di diffidenza, non curanza, benefreghismo, sì. Nonostante sappiano benissimo che se, come poi si è visto domenica, se manca lo spirito della curva sud, la partita diventa un'opera morta. Sono ragazzi del CUPS, volevano conoscere. Salve. Ciao. Siamo quelli che ti hanno difeso a Roma Torino. Ma i tamburi ve li hanno ridati? No, ma che c'è? No. Io volevo fare una domanda, se i tamburi vi danno fastidio in campo oppure... No, perché ci devono dare fastidio? No, perché i giornali hanno riportato che dà fastidio ai giocatori. Proprio a lui lo chiedi, ci ha salutato tre volte. A me personalmente no, non lo so se qualcun altro dei miei colleghi dà fastidio. Il nostro tifo, cioè ti dà una carica ai giocatori è una cosa inutile. Noi stavo dicendo adesso, è importante nei momenti di stanca soprattutto. Nei momenti ci sono delle pause nel gioco, la partita dura 90 minuti, 90 minuti non possono essere condotti allo stesso ritmo. Quindi nei momenti di stanca, nei momenti in cui magari moralmente non siamo al massimo, hanno una funzione. Dopo tutti quei fatti che sono successi, no? Voi giocatori cosa avete pensato? Cioè di noi, stimato oppure... Ma, noi personalmente, il discorso è un discorso complesso, però non è un discorso che coinvolge il gruppo, tu può coinvolgere magari qualcuno. Queste sono forti queste ragazze perché grazie. Prima di tutto la Roma, quando si parla della Roma, la squadra, prima cosa si va, non è che si va alla squadra quando uno sta di fuori, si va alla curva sud. La curva sud che dà quella gioia, carica che tutte le squadre sentono quando vengono a Roma, perché ho sentito io quando, anche come avversario, non solo come allenatore, come avversario si teme sempre la curva sud perché si sa che loro danno, specialmente quando la squadra non va perfettamente, una certa forza alla squadra, sì, senz'altro. Ma lei crede a quello che dicono i giornali, che siamo tutti degli assassini? Sì, no, vede, queste sono cose, purtroppo è successo questo incidente, perché senz'altro il ragazzo che l'ha tirato, che sia, non ha mica voluto per uscire, è ovvio. Il coso è successo quello che è successo, e il tifo purtroppo delle volte
si esaspera, si vede solo la nostra squadra, può anche essere giusto. È successo questo e naturalmente quando andiamo fuori delle volte abbiamo sentito un paio di volte questi assassini. Sì, anche per lei la Roma è una fede? Io ho avuto occasione di dire ultimamente che più che una fede è un fenomeno di autocombustione. Per noi è una fede? Sì, chiaramente, ma io faccio un mestiere che domani mi porta da un'altra parte, la mia fede deve essere un'altra squadra domani. Se un giocatore della Roma passa alla Lazio, Succede. Per voi è un grosso dolore. Che ha militato un anno, non l'abbiamo rivoluto. È stato la bandiera della Roma. Doveva ritornare in giallo rosso questo giocatore. Ormai il nome lo sanno tutti. E non l'abbiamo voluto noi. Abbiamo fatto una richiesta speciale. Perché è un traditore. All'Associazione Sportiva della Roma. Non so se è stata ascoltata la voce nostra. Comunque noi in massa abbiamo cercato di non farlo ritornare a vestire la nostra maglia. Perché? Perché è un traditore. Perché è un traditore. Che ha vestito la maglia della Lazio. Dei tifosi laziali sono passati al Cux? Sì. Come li accogliete? Cioè, bene. Magari i tifosi vengono molto. Hanno capito lo sbaglio. Hanno capito? Lo sbaglio. Cioè, d'altronde non è colpa loro. Come ci sono alcuni dei nostri che per politica sono andati dall'altra parte. Per politica, cioè perché si sentono di destra, eh? Ma io non lo dico. Comunque per questi motivi politici sono andati dall'altra parte. Beh, e se uno di voi del vostro gruppo passa alla Lazio? Non ci passa mai. Non lo so, mi sembra incredibile. Rientra, è difficile. Cioè un tifoso non è come un giocatore che si è ceduto. Il tifoso se c'è una fede gli rimane per sempre, fino a che non muore. Sarebbe un pagliaccio, penso non sarebbe considerato più da nessun amico. Beh, avevo circa 13 anni, insieme a mio padre andavo in Curva Nord. Dopodiché verso 14-15 ho cominciato a passare qui nella SU, dato che dicevano che era il fulcro del tifo, era tutta la massa praticamente, era quello che trasportava la squadra. Sono rimasto affascinato e piano piano ho cominciato a venire qui nella SU. Nella SU c'era 6 anni fa c'era il gruppo molto forte dei guerriglieri, cantavano, cioè, praticamente ero affascinato da loro. E dopo un paio d'anni di guerriglieri abbiamo fatto un gruppo della zona praticamente, della zona dove abito io. Siamo passati nel quarto muretto praticamente, ci chiamavamo la Fossa dei Lupi, era la zona di via Montecelviato, raggruppava Montesacro, Valmelaina, Tufello, Nuovo Salario, tutte queste zone qui, e facciamo, in quei tempi c'era tutto il gruppo, andava per zone praticamente, no? C'era, ogni muretto aveva praticamente una zona sua. Dopodiché abbiamo visto che questo tipo di tifo a zone non era molto buono, perché era isolato, no? Cioè praticamente partiva un gruppo, ma non c'era un tifo forte come volevamo far noi. Allora abbiamo cominciato a conoscerci meglio tutti questi gruppi, abbiamo fatto conoscenza e siamo giunti alla decisione che ci dovevamo unire per fare un tifo più forte, più, come posso dire, più organizzato, ecco. E così abbiamo sempre con gli stessi striscioni che avevamo, quelli piccolini, perché ognuno aveva il gruppo suo, ognuno aveva lo striscione di 4 metri, siamo andati in questo muro qui davanti. E abbiamo messo tutti quanti gli striscioni che erano Fossa dei Lupi, Pantere, Boys, Fedain, e appunto abbiamo fatto questo gruppo. Abbiamo iniziato mi ricordo perfettamente come abbiamo iniziato, con 6 tamburi, una bandiera, e in quei tempi c'era molto molto entusiasmo. Niente, abbiamo cominciato tutto quanto, poi abbiamo trovato una persona che aveva cercato di capirci, di capire il nostro tifo, tutto quanto, di forse di unirci ancora di più, e praticamente abbiamo fatto questo comando ultra curva sud, no? E appunto perché noi abbiamo iniziato precisamente il 9 gennaio di 3 anni fa, però non era praticamente non la televisione non ci inquadrava mai, non gli interessava, praticamente eravamo quasi disinteressati, non gli interessava niente a nessuno di noi. Così abbiamo deciso tutto il nostro gruppo di spostarsi in questa parte,
E appunto abbiamo cominciato qui, abbiamo avuto parecchie discussioni purtroppo con parecchia gente, perché noi cioè, purtroppo siamo ragazzi, è un po' di entusiasmo, un po' di tutto, di, insomma di è tutto. È diventata tutta curva sud. Sì, è veramente tutta curva tutto sud. Ma chi era quel signore che vi ha organizzati? Il signore si chiama... Ma è della Roma? Sì, sì, è della Roma. C'è più di una persona, questo è stato proprio il nostro padre, diciamo, però c'è stato molto... Un rappresentante della squadra, insomma. Sì, praticamente sì, però c'è ancora molta gente che ci aiuta. Questo è stato proprio il nostro padre, ci ha sgrezzati, diciamo, ci ha voluto conoscere, ci ha voluto vedere chi eravamo, cioè no, tutta la gente purtroppo ci dà addosso come dei delinquenti, no? Perché siamo ragazzi, facciamo il tifo della Roma, ecco, quelli sono delinquenti. Lui ci ha voluto conoscere, ci ha voluto vedere, ha voluto conoscere le nostre famiglie, tutto quanto. Ha visto che non eravamo quello che la gente dice. Anche per te è una fede il comando ultra? Sì, io la partita, cioè io come altri due o tre ragazzi la partita la vediamo poco, perché siamo voltati siamo voltati con il megafono per far cantare gli altri ragazzi praticamente. Me, cioè, alla Roma, cioè, come squadra tutto quanto piace, cioè, andare a vedere mi piace perché vado anche fuori, però più che altro vado allo stadio, cioè, per questi altri ragazzi, no? Perché come ripeto, qui ogni partita è una partita normalissima, siamo 2000 ragazzi, ma praticamente a me tante volte mi dicono che io non tifo per la Roma, tifo per il comando ultra. Adesso che allo stadio non c'è più nulla, non c'è più tutte queste bandiere, non sono più tamburi, come vi sentite voi? Male. Male. Cambierà totalmente male, la guarda. Storia. Domenica stavamo tutti giù demorati. Era un altro ambiente, cioè io vado allo stadio questa domenica così, non è quel clima che ci andavo prima, che ero sicuro che mi divertivo. Sì, vado, se va sul muretto, si tifa, però non c'è sta più quello spettacolo folcloristico che c'era prima, con le bandiere, con i fumoni. C'è una cosa bella, una cosa che un giocattolo che si è sfasciato. È un clima molto molto diverso. Avete qui dello stadio le canzoni? No. C'è un ragazzo qualsiasi che viene allo stadio e dice: senti, ieri sono andato in discoteca, c'è una musica orecchiabile che fa così, proviamo ad adattarla. Qualcuno di voi ne ha inventato qualcuno, ne ha ideato qualcuno? Sì. Io l'ho prese parecchie, l'ho prese da altre città italiane, l'ho portato all'Olimpico. E oppure da una partita di inglese tipo per Liverpool, oppure da canzoni inglesi, e sì. Una partita magari per esempio la finale della Coppa dei Campioni, mi pare nel 76, Liverpool 77, vennero 20-30 mila tifosi del Liverpool a Roma e noi siamo andati apposta con loro per studiare, per imparare queste nuove canzoni, e l'abbiamo riportata all'Olimpico magari traducendo le parole in italiano, e sono venute delle canzoni bellissime, delle canzoni che cantate trascinano proprio e il resto dei ragazzi. Sono pezzi di merda, Cus. Cos'è? Sono pezzi di merda, il comando ultra curva sud, però sono pezzi di merda. Cos'è? Il comando ultra curva sud. Sono tutti venduti a Roma. Sono tutti venduti. A Roma i fascisti sciogli, e non c'è niente. Non c'è niente. Ma che scioglio? Ognuno lo interpreta come gli va. Ma tanto, Napoli, questo è